Buona giornata, siamo con voi insieme, siamo naturalmente in diretta sino alle 13:25 come ogni giorno, poi potete seguire le nostre repliche su TV7 News, naturalmente sempre in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio e Campania e guardate il nostro sito internet www.gruppotv7.com dove trovate tutte le nostre puntate, le informazioni, gli aggiornamenti news minuto per minuto. Allora, vi presento i nostri ospiti così riuscite bene a capire di che cosa andremo a parlare, un argomento molto importante che richiede naturalmente degli approfondimenti. Ben arrivato Luigi Sposato, presidente di Eurointerim SPA, grazie di essere qui con noi, ben Grazie, ritornato. grazie e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, ben arrivato a Jonathan Morello Ritter, neo presidente, perché l'elezione risale a metà dicembre, Sì, 24 dicembre se non esatto. sbaglio, dei giovani imprenditori di Confapi Padova. Grazie, Grazie buongiorno. anche a lei. Una giovane rappresentante, tra l'altro un imprenditore che ha avviato, sta superando la startup iniziale, un'azienda nel settore delle consulenze ambientali, quindi un ambito innovativo, un giovane che si cimenta in un settore che potrebbe costituire uno sviluppo importante per la nostra economia. Potrebbe, perché naturalmente qua navighiamo a vista con le normative, Stiamo no? aspettando una Ecco. linea di pensiero, speriamo che l'Italia Stiamo, mi piace che punti. un imprenditore ci sta aspettando, è un po' drammatico, no? Speriamo un po' di certezza su questo Per il settore che momento arrivi come sta presto. andando l'azienda? Per il momento sta andando, direi, molto bene. Direi che insomma l'anno è partito positivo perché ci sono state comunque delle sicurezze da parte del governo di continuare gli incentivi, di continuare quella politica verso l'energia rinnovabile. E quindi le persone adesso, i cittadini ci credono e vogliono investire nel rinnovabile anche per diventare autonomi dal punto di vista energetico. Sappiamo che la bolletta nel gennaio è Sì, aumentata già purtroppo. del 5%, cosa che per chi ha un impianto fotovoltaico, ad esempio installato sul proprio tetto, incide molto meno e risparmia molto, molto di più. È comunque positivo che stia andando abbastanza bene, tutto Direi di sì, direi di sommato. sì. Come sta andando Luigi Sposato, agenzia di ex lavoro interinale, adesso invece, quindi quelle che per prime hanno risentito della crisi perché non si chiamano lavoratori per un tempo limitato se lavoro non ce n'è. Ovviamente non è la domanda di riserva da farmi, no? No, 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 Questa questa è la è domanda la per domanda capire. principale. No, giusto così, in linea di E massima. il mercato del lavoro, quello almeno al termine dell'anno passato, fine dicembre, il mercato del lavoro è stato un attimino in stagnazione. E i primi giorni di quest'anno stiamo notando dei segnali positivi che noi monitoriamo proprio giornalmente. Quindi vediamo nelle prossime settimane se questa tendenza positiva poi viene consolidata. Quindi è un momento di passaggio, però non siamo ai livelli del 2008-2009, no? No, siamo a livelli ancora meno 20% per quanto riguarda la produzione in generale delle aziende rispetto agli anni ante-crisi. Però abbiamo fatto grande recupero, ecco, negli ultimi 2 anni rispetto al 2008, 2009, 2010, scusa, 2010, 2011 sono stati 2 anni in cui si è recuperato tantissimo di quel terreno perso, perché durante la crisi il settore ha perso il 50% in un anno in maniera molto repentina della propria attività. Questo 50% è stato recuperato quasi tutto. Complessivamente c'è ancora diciamo un 20%, ma parlo di produzione, quindi non parlo di assunzioni, che è ancora in fase di che deve essere ancora in fase di recupero, ecco. Però diciamo che i segnali crediamo siano positivi. Allora, il tema che vorrei affrontare con voi è quello del sostegno ai giovani nell'ambito dell'occupazione, giovani che cercano un'occupazione e io direi anche non giovani, che poi c'è un altro target che è abbastanza delicato e interessante, e i giovani imprenditori, quindi coloro che si sono cimentati, che però si trovano un po' in difficoltà, anche perché naturalmente abbiamo la situazione delle banche. Che non è molto generosa, anche se il governo sta cercando di, però tutto sommato le banche chiudono, hanno i freni stretti. Com'è la questione allo stato attuale? Perché tanti, tanti giovani hanno bisogno di un po' di respiro, è normale quando si avvia un'attività. Beh, avendo fatto una startup da 3 anni, lo Beh, capisce certo, bene. diciamo che già l'idea di voler avviare un'impresa, un giovane di avviare un'impresa è una cosa
non molto comune. Spesso chi esce dall'università cerca un impiego a tempo indeterminato, quello è l'obiettivo che si pone. E molti si trovano addirittura a entrare a tempo indeterminato e essere in cassa integrazione lo stesso mese. Quindi questa è una cosa che tempo indeterminato in questo momento non garantisce poi così tanto. Chi vuole fare il giovane imprenditore, quindi investe su di sé, sulle proprie forze, la propria attività lavorativa e poi ne darà anche ad altre persone. Queste persone si trovano in difficoltà per l'accesso al credito come prima cosa. E si trova soprattutto sola. Un'azienda, un imprenditore che vuole aprire un'attività si trova solo, si trova in mezzo a una burocrazia che lo cerca di stendere prima ancora di poter sviluppare la propria idea imprenditoriale. Per questo che come giovane imprenditore io, e soprattutto dalla mia esperienza, ho voluto cercare di aiutare chi vuole fare impresa, cercando di fare due cose che voglio mettere in atto in quest'anno insieme a Confapi, associazione che rappresento. Vogliamo aprire un tavolo per la nuova impresa, a cui devono sedersi in realtà come la Camera di Commercio, come l'università, come la provincia, il settore lavoro, come il comune di Padova, per cercare di capire quali sono i mezzi territorialmente da utilizzare per portare avanti il lavoro e soprattutto per conciliare chi esce dall'università al mondo del lavoro, perché siamo ancora molto distanti la Quindi c'è preparazione che questo lascia gap. l'università da quello che richiedono le aziende. Come seconda cosa, creare uno sportello per la nuova impresa di Confapi, cioè dare al giovane, a chi vuole, a chi ha un'idea imprenditoriale, la possibilità di concentrarsi solo su quella e aiutare questo imprenditore a colmare tutta quella burocrazia che appunto lo opprime. E quindi aiutandolo nella redazione del business plan, nella comunicazione appunto con le banche, che è sempre più difficile, nel legarlo a tutti gli aspetti amministrativi, nella formazione e ovviamente inserirlo in un network, in un team di aziende che possono essere fornitori o clienti e che comunque possono collaborare e lavorare insieme verso un obiettivo comune. Perché ormai un'azienda singola, se lavora da singola, è Eh perduta. sì, Deve perduta. trovare assolutamente un partner, dei partner forti a cui allacciarsi. Sì. No, questo è molto importante. Cosa ne dice forte anche dell'esperienza? Perché questo è innovativo, provocatorio in un sistema Certo. attuale. Bisogna vedere quanta presa può avere. Ma gli argomenti che ha toccato sono diversi, Eh sì. comunque tutti molto molto importanti, molto da approfondire con più Sì. tempo. Io però ricordo, mentre lui parlava, mi è venuto in mente i periodi immediatamente, o i periodi contestuali alla crisi del 2008-2009. E in quel momento vi è stato uno sforzo straordinario da parte della Camera di Commercio, da parte della provincia, da parte delle banche, da parte della politica, da parte di tutti gli organi che si sono messi intorno a un tavolo e in quel momento hanno cercato, poi non so con quali risultati, di andare incontro a quelle aziende per le quali o alle quali il credito veniva tolto dalle banche. Ecco, io non so poi quali siano stati i reali risultati, parlo della provincia di Padova naturalmente, rispetto a quella iniziativa, però mi sembrava una cosa intelligente, poi in quel momento c'erano delle banche che dicevano ma noi siamo disponibili, noi valutiamo, poi tra il dire, ripeto, il fare No, bisogna ovviamente. vedere, io non sono in grado, non ho seguito, non ero interessato a quell'argomento. Ecco, io credo che quel tipo di atteggiamento debba, se non è continuato, se non hai continuato, è sbagliato, perché quel tipo di raccordo, quel tipo di sinergia tra le varie istituzioni poteva e deve dare un aiuto proprio a chi intende fare impresa, non solo alle imprese già esistenti, ma anche a chi fa impresa. Ecco, quindi perché sentendolo parlare, mi sembra quasi quindi che non ci sia più questo raccordo, che è passato il momento di Infatti, crisi, probabilmente ci sarà sempre la Camera di Commercio che si avvicinerà alla singola banca, però ecco, questo raccordo sì. credo che È sia fondamentale fondamentale. che Ecco. ci sia un'omogenizzazione, che ci sia un lavoro di Sinergico, sinergico. Se non c'è sinergico. sinergia, ognuno lavora per se stesso e il risultato a Esatto, volte è esatto. Quindi marginale. sinergico e sistemico.
Sistemico a che cosa? Alla impresa che è già sul mercato e sistemico all'imprenditore, al giovane imprenditore che vuole mettere in campo le proprie energie, i propri talenti, sistemico nei confronti anche di chi perde il posto di lavoro. Ecco, questa cabina di regia, perché avevo sentito questo nome, questo titolo avevano dato allora, io speravo che continuasse, speravo che potesse essere. Ecco, dobbiamo andare in questa direzione, quindi è condivisibile, poi ha accennato anche lui il discorso del collegamento scuola-lavoro, lì Vabbè, in lì effetti entriamo in siamo una. siamo in alto mare, Infatti, quello. che Siamo in cosa. alto mare purtroppo Cioè, ed è cosa quello, riscontrate? riscontriamo che c'è un deficit assolutamente formativo del lavoro, nel senso l'università fa il suo lavoro e io non voglio assolutamente mettere in discussione l'attività formativa che avviene nei 5 anni. Ecco, io penso che comunque noi dobbiamo affiancare a quello che è lo studio una formazione, uno stage, quei famosi stage che vengono effettuati, che sono stati tagliati da 1 anno a 6 mesi come periodo, che invece sono, se utilizzati correttamente, sono indispensabili, indispensabili per il lavoratore per essere formato, lo studente per diventare lavoratore. Allora, io un consiglio che do a tutti quanti gli studenti universitari è non fate il percorso facile di fare lo stage. Se dopo 10 giorni che fate lo stage state ancora facendo fotocopie, dite signori, o io mi mettete a fare il lavoro perché io sono venuto qua, o se no io cambio stage. Promesse Sono sono positivo. cose importanti, ma hanno poco tempo gli studenti per formarsi, per diventare lavoratori e hanno pochi strumenti perché c'è solo lo stage come in questo momento finanziato, diciamo, dall'università. E quindi se perdiamo questo tempo, che ormai è poco perché in 6 mesi si apprende poco, dopodiché si rischia di addirittura presentarsi con un curriculum bianco alle aziende e essendoci tante, tante persone che purtroppo hanno anche maturato esperienze ma sono anche rimaste a casa, ci sarà sempre più difficoltà nell'inserimento immediato da università a mondo del lavoro. Quindi questo è un consiglio. Trovare ovviamente degli altri strumenti, ecco quello che vorrei a capire a questi tavoli con l'università, con la provincia, con la Camera di Commercio, altri strumenti per far sì che il lavoro di questi studenti, che diventa prima apprendimento, Certo. prima formazione, ma alla fine dello stage diventa lavoro, faccia sì che queste persone possano poi rientrare e entrare nel mondo lavorativo e quindi essere anche Ecco, economicamente parliamo di questo autonomi. corso dei giovani, dei famosi stage che sono abbastanza critici e della possibilità di accesso oppure di mettere l'imprenditore sotto scacco, tra virgolette, come può essere visto. Tra pochi secondi dopo la pubblicità. Allora, modello stage, entrata in azienda con la finalità, lasciamo stare poi che uno possa essere laureato o non laureato, comunque uno giovane, una persona giovane, per imparare e poi spera, auspicarsi di restare, diceva giustamente il nostro giovane presidente, se no altrimenti mettere sotto scacco, tra virgolette, l'imprenditore in qualche modo, perché lo stage di fotocopia o quant'altro non serve a nessuno, cioè non serve a nessuno, non serve alla persona che lo fa. Come la vede, Sì, ma io presidente? condivido l'importanza dello stagista, nel senso che se c'è una persona all'interno dell'azienda deve avere un senso. Per cui se deve solo portare il cappuccino o andare in posta, ritengo che è una persona in più, è un imprenditore serio, una persona che vive rapporti anche interpersonali, si accorge che non è una cosa sostenibile. Quindi assolutamente lo stagista deve essere una figura da utilizzare 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, quello adesso, perché il discorso degli stage è Certo. stato rivisto di recente, sono delle limitazioni, stage tirocinanti. Quindi bisogna assolutamente che siano dei momenti formativi in questo. E per questo noi suggeriamo magari di prendere gli stagisti magari no per 6 mesi, per 3 mesi, magari periodi più brevi, in modo tale da vedere se la persona comunque è adeguata anche a quel tipo di mansione per la quale viene adoperata, perché altrimenti poi è brutto avere, no, 6 mesi di stage e avere una persona che vedi che si muove in maniera Sì. non in sintonia con
con l'ambiente di riferimento. Ecco, quindi stage brevi, vedi, verifichi se il lavoratore è adatto, proroghi lo stage, magari poi lo tieni se è valido. Se non è valido, comunque la persona ha fatto un'esperienza professionale che può mettere nel suo curriculum e può esibire in altre occasioni. È indubbio, come dicevamo prima, fuori onda, che è fondamentale la formazione in corso di lavoro, in azienda. Quindi le teorie, i grandi corsi che vengono proposti anche per i disoccupati. Ma non ho mai visto grandi risultati di ricollocazione attraverso quelle attività rispetto all'impegno economico e di risorse umane che è stato dietro a quel progetto. Ma lo vediamo, perché noi, facendo anche ricollocamento di personale, sappiamo quanto difficile è ricollocare il personale. Eppure noi siamo più facilitati di altri soggetti che non hanno il contatto diretto con l'azienda. Esatto, questo è molto importante, perché da uno studio recente che è stato condotto in Italia, quindi non diciamo il nord-est, ma in Italia, l'assunzione dove avviene per contatto personale, per conoscenza, perché c'è stato un rapporto con questa persona di qualsiasi genere, e gli uffici di collocamento di una volta, cioè i famosi centri per l'impiego, le agenzie, cioè preposte, e dopo mi dirà anche la sua esperienza, che se ne è una recente, sembrano non essere così funzionali, anzi proprio non lo sono allo scopo. Come la vede lei dal punto di vista anche di un giovane imprenditore che da poco si è cimentato, immagino avrà avuto bisogno di attingere a mano d'opera? Questa è una cosa che è vera, e secondo me per un motivo, almeno il più significativo è questo, perché per conoscenza io almeno ho una referenza da parte di qualcuno, o conosco la persona che mi sta venendo a lavorare. Se io devo prendere una persona invece che ho magari scritto solo sulla carta da una qualsiasi agenzia di collocamento, eccetera, eccetera, io vedo molte agenzie che per esempio fanno giustamente dei colloqui preliminari, certo, prima di presentarle all'azienda, allora non so chi mi sta per entrare in casa. Quindi il curriculum di cartaceo è un po' qualcosa. La fermo solo un secondo, sì, perché questo è un aspetto importante. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, io sono, sì, Bianca Patrizia da Sant'Urbano di Padova. Sì, buongiorno. Uno degli ultimi paesi della provincia di Padova. Volevo solo chiedere, io sono 3 anni che tento di entrare come operaia normale in qualsiasi azienda, però anche solo presentandosi davanti al cancello non riesci neanche a entrare, perché ti dicono lei non è un'extra comunitaria e non ha i stessi privilegi. Cosa mi rispondete? Quindi blocco già in entrata. Sì. Vediamo di dare una risposta. Grazie signora della sua telefonata. Arrivederci. Arrivederci. Sì, intanto salutiamo la signora e speriamo che trovi lavoro presto. A me non risulta che vi siano delle agevolazioni nei confronti delle imprese che assumono gli extracomunitari. E non vi sono, non vi sono assolutamente delle direttive o delle indicazioni o vantaggi per un'impresa se assume extracomunitari. Dal punto di vista numerico, dal punto di vista, non c'è questa direttiva, quindi il fatto che la signora si presenti e gli dicano non è extracomunitario, la signora deve sapere, e devono sapere tutti, che non esiste nulla in merito, nulla di normato in merito. Che poi l'azienda preferisca avere l'extracomunitario perché molte mansioni, magari non è il caso della signora, anzi sicuramente da come si esprime, gli italiani non vogliono farli, o perché siano più disponibili negli orari, o perché, questo è un altro ragionamento, un altro discorso, e qualche imprenditore valuta questi aspetti. Anche la busta paga più leggera comunque. Busta paga casi più leggera, dipende dal settore, va contro poi la legge, quindi non esiste una normativa che dica che il lavoratore... No, al di là della normativa dico magari di fatto può succedere... Ma sono cose illegali se vengono fatte, non cose normate. Ecco, quindi quando parlo di cose non normate, questa è una cosa non normata. Poi ripeto, l'imprenditore come però posso aggiungo anche all'osservazione della signora, alle mie considerazioni, aggiungo altri ragionamenti che sono quelli che però ci sono anche altre aziende che magari non prendono solo alcune figure perché magari ritengono che quel tipo di figure siano più consone alla propria attività. Ecco, un suggerimento che mi permetto di dare alla signora è quella ovviamente di non demordere, quella di come
e questo lo dico sempre ogni volta, trovare lavoro oggi è un lavoro. Cioè bisogna sapere come muoversi, quindi va bene porsi davanti all'azienda per cercare di portare il curriculum, ma andare nelle agenzie, tornare nelle agenzie, qualcuno mi dice ma nell'agenzia sono già stato, ma sappi che ne arrivano migliaia, quindi se tu vedi che c'è un altro annuncio, torna la settimana successiva, non aver paura non di essere... perché la desistenza è un altro fenomeno che si sta diffondendo. Assolutamente, in più dico, confrontiamoci con internet, guardiamo i giornali. Sul discorso là mi permetto di aggiungere che un'altra chiave di lettura, quella che diceva il nostro presidente, è anche quella che comunque la gente si rivolge col passaparola perché comunque è sfiduciata dall'istituzione. È sfiduciata perché la signora probabilmente sarà iscritta anche all'ufficio provinciale del lavoro, ma non ha avuto nessun tipo di risultato. Quindi la signora cosa farà? È sfiduciata e cosa farà? Chiederà a una persona di conoscenza. Ecco, poi sul discorso del passaparola e delle conoscenze c'è stato sempre. Assolutamente. C'è stato sempre. Addirittura prima che ci fossero le agenzie, secondo me era il 100%, perché l'ufficio provinciale del lavoro, allora ufficio di collocamento, non collocava nessuno. Nessuno, poi no, le agenzie in qualche maniera hanno aiutato le persone che cercavano lavoro, ma non è stato sicuramente sufficiente. Assolutamente, e ritornando a noi, perché questo è un aspetto importante, e citerei che poi persone che ci ascoltano, che sappiamo ci sono anche molti giovani disoccupati o persone inoccupate, il curriculum cartaceo, questo pezzo di carta che non dice nulla, non è di grande appeal fine a se stesso, cioè tac, così mandato. Può esserlo, però dipende, no? Beh, io le leggo un'esperienza personale, tutti i giorni, poi sentiamo anche diciamo, il confronto. Anch'io ne leggo tanti. E spesso, quando non abbiamo magari possibilità di assumere o di prendere stage, comunque noi scriviamo allo studente o al lavoratore cosa secondo noi dovrebbe. Se dovrebbe magari modificare qualcosa all'interno del curriculum. Tipo, non so, facciamo un esempio. Ci sono per esempio delle esperienze che si leggono tra le righe che potrebbero essere valorizzate di più. Forse personalizzare a seconda dell'azienda da cui ci si rivolge. Sicuramente quindi inutile la personalizzazione dire un'azienda di computer foto il panettiere, perché non interessa niente. Sì, probabilmente insomma che si sono state fatte delle attività lavorative, che quindi non è il primo impiego, che si è già lavorato all'interno di un'azienda, quello è positivo segnalarlo sicuramente. Ci sono delle cose, quindi direi che più che tagliare, direi valorizzare sicuramente quello, il settore in cui tu ti stai dedicando. Probabilmente se tu vuoi entrare appunto come la mia, la società di progettazione di impianti di energie rinnovabili, magari è bene che tu mi dica se hai fatto esperienza che esperienza hai fatto in magari altri studi di progettazione, soffermandoti più su di quello piuttosto che su esperienze diverse che magari estive. Oppure letture in merito all'argomento, certo. Studi fatti in una gestione. Sì, assolutamente, o comunque ecco, qualsiasi cosa che comunque sia più pertinente all'attività. Non esiste un curriculum da mandare in generale, ecco, a tutte le aziende. Quindi questo quello no. Ciclostilato, come no, si diceva una questo volta. Rientra nel che cercare lavoro è un lavoro, quindi in base al tipo di riferimento dove al posto che ti interessa devi personalizzare il curriculum. Sì. Non significa snaturare quello che sei, significa che se tu vai a mandare il foro fotovoltaico, nel fotovoltaico peraltro ci sono nell'azienda, c'è anche l'aspetto commerciale, c'è l'aspetto, quindi non certo, è solo certo. Il tecnico che deve sapere, deve essere l'ingegnere solo che deve essere il settore, e quindi valorizzare quegli ambiti legati alla figura professionale che si intende raggiungere, valorizzando quel poco o quel tanto che si è fatto e stando attenti, mi permetto anche di dire, di non evidenziare molti piccole cose, voglio dire, se, perché da un lato quando si prende in mano un curriculum, se uno non scrive niente, che ha fatto poche esperienze, ne ha fatte poche, se ne ha messe troppe, chi lo prende dice ma madonna, questo qua non si ferma mai da nessuna parte, infatti, quindi viene visto in maniera, sì. Quindi allora per esempio io dico, quando ci sono periodi di lavoro brevi, non so, 15 giorni da parte, 15 giorni, fai un unico momento e dici hai fatto esperienze in ambito, senza specificare troppo, quindi però senza dubbio valorizzare i giovani che escono dall'università per forza devono valorizzare quello che hanno, gli stage, gli studi, le passioni, gli interessi.
Perché quando io ricevo un curriculum di un giovane laureato che non ha esperienza e sono un'azienda che fa fotovoltaico e leggo che questo ha letto, ha fatto pubblicazioni, ha letto testi, ha fatto convegni, che si è appassionato alla materia, almeno lo vedo. Certo, Almeno lo questa è un'altra cosa vedo. Ecco, importantissima. quindi Sono d'accordo. l'esperienza, se non c'è, deve essere in qualche maniera Suffragata, esatto. suffragata da quelle che sono le proprie caratteristiche, personalizzando il curriculum. Se Quindi, posso, sì, una assolutamente. cosa, ultimamente va molto di moda il formato del curriculum europeo, quindi che non è altro che un'omogeneizzazione, una Sì, standardizzazione esatto, sì. del curriculum, dove però appunto viene tutto descritto in maniera abbastanza sintetica. Io consiglio sempre di allegare a quella una lettera di accompagnamento con cui si spiega in forma più relazionale, insomma, come chi sei e cosa vuoi, perché spesso arrivano dei curriculum che sono appunto solo queste 2 o 3 paginette molto sintetiche con l'esperienza e non si capisce che cosa vuole fare la persona. Infatti. Quindi è molto importante comunque anche la lettera accompagnatoria dove si spiega chi è, cosa si vuole fare e quali sono appunto le mansioni a cui Sì, magari con non mirare. più di 2 paginette di curriculum e una paginetta di presentazione, Sono perché sennò poi sufficienti. uno si stanca a leggerlo, perché i curriculum vengono letti in 20 secondi, Sì. sfogli, Infatti anche quello. veloci, se non Ma ci allora, stingono. supportare forte anche un po' di quello che diceva la nostra telespettatrice, e questo lo chiedo un po' a entrambi, della propria esperienza, supportare questo dalla telefonata, dalla richiesta di un incontro in azienda, cioè rendersi carne e ossa e farsi vedere, oppure meglio Certo. di no, fare un approccio un po' più timido, perché tanti fanno questa Io sono d'accordo domanda. per la prima, assolutamente Quindi per la carne prima, d'ossa, e insistere, appuntamento, insistere, insistere. non È un lavoro, demordere, io tipo i devo mandare commerciali, no? 10, Che devi 20 rompere. curriculum. Sì, no, ma è una cosa, come più appuntamento. Ecco, in quel momento tu sei un commerciale, Commerciale di te sei un stesso, no? commerciale di te stesso. Allora, come molti commerciali si mettono, non so, io devo fare 20 appuntamenti a settimana. Finché non ti sei fissato 20 appuntamenti, non smetti di fare chiamate. E quello è un obiettivo e così si può arrivare ad un risultato. Se io dicevo, ho mandato 100 curriculum, non sai se sono arrivati, non sai se qualcuno li ha letti, non sa. Ecco, lì purtroppo perdi molte occasioni. Cosa dice sposato? Assolutamente sì, peraltro se ho 20 appuntamenti magari ho qualche possibilità di avere successo, se ne ho 3 Eh ne ho sì, meno infatti. possibilità, cioè è un lavoro, Questo vale cioè, io per. capisco che soprattutto le persone, magari Soprattutto torna chi la ha già signora avuto di un prima che magari ha lavoro. famiglia, che non dice ma chi mi insegna, io non so magari usare neanche il computer, oppure lo capisco questo, magari bisognerebbe aiutare le persone, ecco, ma Esatto, dopo qui torniamo sul discorso del ruolo di certe agenzie. Prima ne ho fatto un esempio in un comune della provincia molto particolare, che però può far intendere che forse anche lì bisogna modificare qualcosa. Sì, io dico che è inutile dedicare delle risorse economiche e umane se poi non vengono, se non sono realmente efficaci per aiutare le persone che cercano lavoro, perché diventa solo un modo per dire ok, sono bello, tipo il Assolutamente. comune dice ok, organizzo lo sportello lavoro, ma mi chiedo quante persone di quelle dello sportello lavoro hanno collocato. Infatti, a quel Secondo punto me sono dallo 0 allo e son 0,01 pochissime, e sono purtroppo. pochissime, quindi però le risorse economiche sono state fatte e il personale viene pagato. Quanto vale allora dedicare questi soldi alle persone come la signora attraverso un aiuto all'azienda? La signora entra in azienda, si fa la formazione in azienda, impara a lavorare, magari l'imprenditore la tiene. Cioè, Bravissimo, infatti questo è bisogna essere importante. molto più pragmatici, altrimenti rischiamo di metterci le medagliette che siamo bravi a fare le cose, ma poi di fatto la E gente non è più il momento per farlo, non è il momento di assolutamente. farlo. Pubblicità, poi ritorniamo insieme. Allora, rieccoci qua. Un altro aspetto importante da affrontare brevemente nel tempo che ci resta è quello del contratto. Contratto unico, punto domanda, oppure tanti contratti. Ci avviciniamo, dovremmo arrivare anche a una riforma del lavoro, perché se è stata fatta quella delle pensioni è necessario, altrimenti il sistema resta zoppo. Come la vede lei sposato e poi Sì. naturalmente anche voi che riguarda molto da vicino? Allora, proprio in queste ore, in questi giorni, queste ore, nelle prossime giornate, il nuovo governo sta lavorando su
sulla ipotesi di riforma del mercato del lavoro e si parla ormai da qualche giorno di contratto unico. Che cos'è questo contratto unico? Sostanzialmente è un contratto che in qualche maniera dovrebbe sancire la non illicenziabilità da parte dei lavoratori, cosa che oggi viene invece tutelata dall'articolo 18. E in pratica ci sarà questo contratto di 3 anni al termine del quale il lavoratore poi, intanto il lavoratore viene assunto direttamente con un contratto che verrà, quindi contratto unico significa l'ipotesi di contratto stabile, contratto a tempo indeterminato. C'è da dire che oggi esiste già il contratto unico che riguarda l'apprendistato, perché l'apprendistato già dura 3 anni e comunque poi in linea di principio viene poi tradotto con l'assunzione. Quindi questo contratto unico prevede questa possibilità e prevede quindi la possibilità che i lavoratori, anche con le aziende che superano i 15 dipendenti, perché sappiamo che oggi l'articolo 18 prevede la possibilità di poter licenziare per giusta causa i lavoratori in aziende al di sotto dei 15 dipendenti assunti, invece questo si estenderebbe anche a quelli successivi, però con delle tutele che vengono garantite al lavoratore. Le tutele sono: se il lavoratore ha lavorato almeno 2 anni in un'unica azienda, con almeno i 2/3 del suo reddito che derivanti da quell'attività, lui viene considerato lavoro dipendente e al termine, in caso di licenziamento, quindi non per giusta causa ma per cause economiche, per vari motivi organizzativi, il lavoratore, sono diverse ipotesi che vengono fatte, certo, al momento di aiuto. Un'ipotesi è quella di garantire una retribuzione per ogni anno di lavoro fatto, un'altra ipotesi è quella di le cose poi possono anche... Sì, ma dopo andiamo a vederle anche meglio. Io la interrompo solo un secondo, perché abbiamo una telefonata che da un po' sta aspettando. Pronto? Pronto? Buongiorno, da dove chiama? Carissimi, buongiorno, Roberto di Padova. Sì, prego. Saluto lei da Padova. Dica tutto. Saluto lei e i suoi ospiti. Praticamente io ho ascoltato i suoi ospiti e fanno dei ragionamenti che non fanno una piega, con i quali mi trovo pienamente d'accordo e penso che diano dei consigli veramente competenti, ma penso che il problema stia alla base proprio a livello strutturale. Cioè, in un paese come l'Italia, che l'ABC è, siamo trasformatori e viviamo un po' di turismo, per un posto di vigile urbano o di usciere o di impiegato statale arrivano come mosche in 3.000 persone. Abbiamo negozi, capannoni, qualsiasi situazione commerciale artigiana ormai che stanno chiudendo a raffica. Perché? Cioè, chiunque faccia impresa ha sulle spalle una pletora di pensioni d'oro, pensionati, arraffamento statale, che è fuori da qualsiasi logica di reale struttura amministrativa, perché di burocrazia ce n'è di bisogno un certo limite. Ormai è chiaro a tutti che è l'Italia è un colabrodo, cioè praticamente è un povero Cristo che usa tutte le tecniche imprenditoriali, che è bravissimo, è a buona volontà ed è un genio, è uno staccanovista, c'ha sulle spalle una pletora di parassitismo che è impossibile. Risultato, cioè questi signori stanno facendo dei discorsi pieni di buonsenso, di logica, di competenza, ma è una lotta impari, perché ripeto, in Italia la gente cerca il posticino, la gente cerca di entrare in politica. Voi siete un esempio, una televisioncina con pochi mezzi, voglio dire, una televisioncina privata che io preferisco e tanti miei amici guardiamo con interesse, invece che la RAI, ipotesi, un carrozzone che produce solo debiti, e che la pubblicità vostra è una pubblicità reale che io delle volte ascolto, ed è il tessuto nostro, della provincia. È un investimento e spesso date dei consigli veramente interessanti. Io sto senza il canino, cioè, ascolto dei vostri consigli, in certe aziende ho trovato veramente cose interessanti. Nelle grosse televisioni, cioè, sono un po' le bufale. Perciò, completando il ragionamento, se non cambiamo completamente con liberismo, ma liberismo vero, certo, chiarissimo, mancano posti di lavoro, è chiaro che fino a che siamo corporazioni che allacciano, abbiamo una burocrazia, il protagonista diceva, meglio mandare la gente a fare buche nel deserto e ricoprirle che essere zavorra per la gente che ha voglia di lavorare. Chiarissimo. Una cassa azienda ha una
guadagna di adempimenti, cioè l'operaio prende lo stesso fame e sulle spalle lui in quota a parte, secondo i vasi comunicanti, va a fare quella pensione dell'anziano da 80.000 euro, certo, no, no, è stato chiarissimo. Al mese, cioè va a pagare una situazione che è insostenibile. Grazie, cioè, signor Roberto. Se non cominciamo a chiudere queste cose qua, non se ne esce neanche con le più grandi programmazioni logiche, intelligenti. Grazie. No, no, io la ringrazio moltissimo perché stiamo arrivando alla fine, non posso più darle spazio. La invito a chiamarci comunque martedì sera dalle 21 alle 23, parleremo proprio del tema del lavoro con degli ospiti in studio, quindi la invito a seguirci anche nella diretta di martedì prossimo. Grazie molte. La risposta a lei, quello che si può rispondere, perché poi ha centrato anche in parte il problema, l'eccessiva burocrazia e la difficoltà di fare impresa anche per chi vuole farla. La burocrazia, come dicevamo prima, è qualcosa che opprime sia dal punto e poi di tutto vista... il sistema. Sì, perché pesa sulle tasche e comunque sullo sviluppo delle aziende, perché per fare qualsiasi cosa, per aprire qualsiasi attività, per avviare una nuova impresa o per una qualsiasi minima cosa, c'è dietro una burocrazia talmente tanto elevata. Ma è stato richiesto di intervenire anche la Marcegaglia, in qualche modo è stata sollecitata a riguardo. Abbiamo avuto anche dei ministri che dovevano farlo, e che dovevano fare questa niente. Cosa e che probabilmente non sono stati in grado di farlo. Io posso... Quello che ho promesso è che comunque mi impegnerò quantomeno nel territorio di portare a casa qualcosa di concreto, perché io penso sì, abbiamo una linea di pensiero giustamente doverosa e vogliamo dare sicuramente delle indicazioni a livello nazionale su quelle che sono le nostre richieste, ma penso che in questo momento bisogna essere molto concreti e radicati sul territorio sulle le cose che possiamo creare qui per darci nuovi posti di lavoro, nuove imprese, nuove attività e nuove squadre di lavoro, nuovo sistema Veneto, nuovo sistema Padova per portare avanti la nostra, almeno la nostra economia. Una battuta in chiusura appunto per fare la risposta anche al nostro telespettatore, che diceva qui ci troviamo le risposte del territorio. Il signor ha evidenziato sostanzialmente sprechi, troppa burocrazia e poco liberismo. Ecco, io prima ho fatto l'esempio del comune che mette su un impianto in forma lavoro, mette su due psicologhe, mette su degli investimenti realtà, e poi insomma. Dopo non aiuta nessuno. Allora bisogna evitare questi che sono degli sprechi e indirizzare delle risorse, quelle poche che ci sono, realmente verso, quindi le imprese, verso le persone, aiutandole realmente. Ecco, se noi continuiamo, e qua io mi sento di condividere lo sfogo del telespettatore, continuiamo a cercare di creare delle strutture, megastrutture, sovrastrutture, non fanno non altro ne che veniamo fuori, essere non poco siamo efficaci. Neanche competitivi. Bisogna essere un po' più sobri nelle cose, essere molto più pratici. Bravissimo. Io direi che con questa battuta, aderenza alla realtà, essere più sobri, più pratici, noi cerchiamo un po' di dare anche noi, nel limite possibile, delle risposte aderenti, coi piedi per terra, sul territorio. Io vi devo salutare, ringrazio i nostri ospiti, li rinviterò, avrò il piacere di averli nuovamente in studio per approfondire altre tematiche. Ringrazio voi di aver partecipato, di averci seguito. Appuntamento naturalmente con la nostra trasmissione è lunedì alle 12.40, ma ricordatevi, questa sera c'è Match, parleremo dei controlli, siamo tutti controllati, come, in che termini, anche se non ce ne rendiamo conto, è un tema molto interessante, e soprattutto la prima mezz'ora avrà un approfondimento in relazione a due gravissime realtà di persone che si sono tolte la vita, quindi arriviamo anche ai casi estremi nei momenti di grave difficoltà. Non perdete anche l'appuntamento questa sera alle 21. Grazie, buon proseguimento, buona giornata.